corruzione. L'hanno avvelenato con dosi massicce di cianuro, gli hanno sparato alla testa e al cuore, l'hanno preso a randellate, sembrava immortale. Alla fine è morto annegato nel canale dove i suoi assassini l'avevano gettato credendolo morto. Così il 29 dicembre di 103 anni fa si chiude la parabola terrena di Grigori Rasputin, il medium guaritore al servizio degli zar. Una figura controversa, al limite tra storia e leggenda, grande manipolatore, incantatore, capace di fondare una chiesa tutta sua e al servizio e su misura rispetto agli eccessi che manifesta. Di certo sappiamo che lo zar Nicola di Russia lo accoglie perché lui riesce laddove tutti hanno fallito, ovvero riesce a curare il figlio Alessio, unico erede al trono, malato di emofilia. Ed è così che Rasputin entra nelle grazie della famiglia, in particolare della zarina Alessandra, ma dagli affari di famiglia ben presto inizia ad occuparsi degli affari di governo. Approfitta della debolezza psicologica dei Romanov per incidere sulla politica interna ed esterna, collezionando così numerosi nemici e giurati, fino alla resa dei conti del dicembre del 1916. Nei suoi diari Rasputin aveva previsto la sua morte violenta, ma l'aveva legata anche alla fine della dinastia imperiale, cosa che avverrà due anni dopo con la strage degli zar. Dicembre 1890, il 7° reggimento cavalleggeri dell'esercito americano, armato con le micidiali mitragliatrici Hotchkiss, massacra 400 Sioux inermi, fra cui molte donne e bambini. Il 7° cavalleggeri vendica in questo modo i morti della battaglia di Little Big Horn del 1876, dove soldati americani guidati dal generale Custer erano stati sterminati dagli indiani.